non mi trovavo a disagio perché io non avevo fatto il militare e avevo molta fiducia nei partigiani. E poi mi sono trovato in quella casa lì, che c'era di fianco a me, questo russo, che era un capitano, tra l'altro, e fumava la sigaretta con la tutta semplicità. Mi trovavo abbastanza tranquillo, convinto proprio che andasse bene. E non ci pensavo neanche di lasciarci la pelle. Questo è il problema. Perché io avevo fiducia nei partigiani e mi sono trovato proprio con una certa tranquillità. Invece successivamente, poi, quando le cose sono cambiate, che mi sono trovato anche con una responsabilità militare, sapevo giudicare meglio il pericolo. Insomma, lì eravamo in quella casa lì e basta. Non è che sia andato avanti. Noi siamo lì perché poi era un punto strategico, non potevamo abbandonarlo. Vabbè.